Benvenuti in questo video che è un video prova, boh, un video, non lo so, così facciamo questa cosa insieme perché ho deciso di cambiare un po' il look dei miei video, no? E allora ho pensato quale modo migliore, perché sennò c'è sempre questo sfondo che non ha molto senso, ma anche se cambio stanza non ha molto senso lo stesso. E allora ho pensato quale modo migliore se non quello di prendere uno sfondo. Allora ho cercato un po' su internet, ho trovato dei teli per lo sfondo con le pagliette e scelto, ho trovato una vasta gamma di colori, ho preso quello oro rosa. Ok, ma subito dopo averlo ordinato mi è sorto subito un dubbio, e cioè, questo è un telo, come lo fisso? Perché deve stare su e non ha una struttura, qualcosa. Mi è arrivato adesso praticamente, quindi l'ho giusto aperto per vedere che fosse giù, ma cioè, il pacco è ancora proprio integro. Allora ho pensato di... Io un'idea ce l'ho su come poterlo mettere, perché è qualcosa comunque che devo togliere e mettere, perché non è che ho un posto dove lo posso lasciare lì per sempre, cioè è il mio appartamento, quindi non è una casa enorme, non ho uno studio di registrazione fisso, e quindi ho pensato a un modo. E ora lo facciamo insieme per vedere se la mia idea è carina, se il risultato finale è carino, ma soprattutto se, per quanto sia, sta su e dà una parvenza di sfondo. Praticamente ho comprato questo telo, che ecco, non l'ho proprio nemmeno aperto, come vedete, che a vederlo così è carino, no? Comunque è uno sfondo un po' diverso, però sinceramente la vedo dura. Allora, ci sono un po' di fili sparsi ovunque, ma tralasciando i fili, praticamente il telo è così, con tutte le pagliette oro rosa, quindi magari anche con la luce crea un effetto carino. E quindi niente, adesso proviamo a metterlo su insieme, perché la mia idea è praticamente di metterlo qui, diciamo dove ho la cucina, tenendolo su con quelle cose che ho sopra al mobile, che però secondo me sono leggere e questa cosa non la reggono, ma magari ci posso mettere delle pentole, cose così, ci metto delle pentole, ho deciso, ci metterò le pentole e quindi secondo me poi scende giù e fa tipo sfondo, no? Tipo telo. Ok, adesso proviamo a fare questa cosa. Ok, allora io salgo sulla sedia, eccomi. Allora, vediamo, perché dovrebbe essere anche abbastanza grande, se non sbaglio. Io ho preparato anche due belle pentole. Allora, secondo me innanzitutto bisogna tirare giù queste cose sopra il mobile. Allora, ok, proviamo a vedere quanto è grande, perché le misure c'erano scritte ma non me ne ricordo assolutamente. Allora, di larghezza non è tanto, è più o meno così, quindi ci può stare, va bene. È la lunghezza che è tanta, però vabbè, facciamo così. Allora, con dovrebbe funzionare, insomma non è pesantissimo. Secondo me ci può stare un attimo,
Lo devo sistemare più o meno. C'è un cane orrendo che giustamente abbaia proprio adesso. Allora, aspetta, secondo me, tirandolo un pochino su qui. No, dai, così è carino. Provo, voglio provare a fare una cosa. Allora, aspetta, vediamo. Perché poi volendo, secondo me, tipo qui si può mettere anche tipo uno scotch, di modo che comunque sta teso, però dai. Oppure si può fare tipo anche, aspetta, secondo me si può fare anche tipo così. Pensavo peggio, ma comunque ero abbastanza scettica sulla riuscita di questa cosa. Vediamo, aspetta. Voglio provare ad accendere la luce. Buono, sì, mi metto qui. Tipo, posso anche avvicinare un po' la videocamera. Oddio, non è tanto grande, vero? Oh, è piccolo. Allora, e se lo metto orizzontale? Provo. No, vabbè, però no, tipo, se io mi riprendo tipo a una distanza più o meno così, lo stendo meglio, dai, ci può stare. Adesso provo a fare un'altra prova, un attimo. Da, secondo me così è carino, lo fisso bene senza questi fiori, senza queste cose, no? Magari lo fisso con lo scotch e secondo me dai, è carino. Adesso ho messo la luce con l'ombrellino, però magari posso anche accendere la luce del lampadario e secondo me dai, è carino per fare qualcosa di diverso, anche per fare qualche foto, può essere un'idea carina. Alla fine, insomma, è per cambiare un po'. Quindi diciamo che va bene, via, ci può stare per essere una cosa improvvisata, provvisoria. Non è nemmeno così scomodo da mettere o da togliere, alla fine ci può stare, visto che comunque io non è che faccio video tutti i giorni, quindi ogni tanto ci può stare. E dai, è carino. Per qualche video ogni tanto, almeno non vedete sempre quello sfondo con la porta, mezzo divano, che sinceramente la TV non è che era uno sfondo bellissimo, e quindi dai, io direi che ci può stare, quindi seguitemi così vedrete i prossimi video come saranno. E quindi niente, io vi ricordo che sotto trovate il link per i miei social e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!